Buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6, mercoledì 19 febbraio 2020. Riepilogheremo i fatti principali della giornata di ieri, come sempre, attraverso le pagine dei quotidiani locali e nazionali. Spazio alle prime pagine locali e andiamo sulla edizione pescarese del centro. L'apertura, bimbo umiliato, maestra condannata. A Montesilvano inflitta una pena di 2 anni, vittima un alunno disabile. E poi ancora sotto la testata vicenda delle autostrade abruzzesi, la UE boccia il governo sul piano per A24 e A25, investimenti a rischio. E poi ieri giornata di consiglio regionale che si è tenuta nella sala di Palazzo di Città a Pescara, Quaresimale ci ripensa e rientra nella Lega. E poi ancora Legnini saluta la regione, sappiate fare le leggi. Andiamo a centro pagina con la fotonotizia. Smog di nuovo alle stelle, sforati i limiti a Porta Nuova a Pescara, gli ultimi dati delle centraline ARTA. Andiamo poi di spalla con la richiesta d'acquisto, l'OPA lanciata appunto da Banca Intesa verso UBI. Banca Intesa vuole UBI, l'operazione vale 5 miliardi. La corazzata Intesa San Paolo scende in campo a sorpresa nel risico bancario e punta su UBI Banca con una offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni. L'operazione farà nascere la terza banca europea per capitalizzazione di mercato che salirà a oltre 48 miliardi di euro. E poi ancora andiamo sui richiami di cronaca a Pescara, in particolare in via Masaccio, rogo nel palazzo, condomini in fuga sui balconi, tanta paura, danni consistenti ma nessun ferito grave. Il bilancio dell'incendio scoppiato nel primo pomeriggio di ieri in un appartamento di via Masaccio è domato dai vigili del fuoco. E poi ancora la nuova viabilità, strada parco, arrivano i bus a Montesilvano, Pescara Calcio, dunque lo sport. Corsa e sudore, Bojinov punta il Crotone. E poi ancora. Leggiamo, Comune, scoppia il caso commissioni. A Pescara il presidente Antonelli richiama all'ordine i presidenti, basta sedute inutili. E poi in taglio basso il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, l'arte tra vizi privati e pubbliche virtù. Andiamo sul centro, edizione di Chieti, l'apertura dedicata alla politica. Fratelli d'Italia lancia il suo candidato sindaco a Chieti di Primio, entra nel partito il nostro sondaggio alla sfida finale, il sondaggio chiaramente del quotidiano Il Centro. La foto notizia, centropagina, Ateneo svolta ecologica per tagliare le bollette, accordo tra Università di Chieti e Regione. E poi ancora i richiami a Chieti, ruba l'oro alla moglie per comprare la droga, Fossa Cesia, la banda di ladri rovina la Via Verde. E poi ancora andiamo in taglio basso, muore a 33 anni dopo un malore, tutto questo è avvenuto a Palmoli nel Vastese, operaio della Granitoforte si sente male in casa, il decesso al San Pio. Andiamo sul centro, edizione di Teramo, niente cauzione. Per gli inquilini, Teramo, l'Ater chiarisce il caso dei 500 euro chiesti agli sfollati del sisma. Andiamo poi in taglio centrale, Di Mascio scende in campo, voglio un Teramo feroce, calcio di Serie C, il nuovo tecnico al lavoro. E poi ancora i richiami di cronaca, Giulianova parla la figlia, ho investito mamma mentre era al cellulare. E quindi proseguiamo con i richiami di cronaca, i danni alla statale 16, TIR Silvi chiede 1 milione ad autostrade, la richiesta lanciata dal sindaco Andrea Scordella. Teramo, Italia Viva punge d'Alberto, è immobile. E poi ancora la cronaca, cade mentre scarica il camion ed è grave, a Colledara ha sbattuto la testa, la vittima dell'incidente è un operaio di 44 anni. Edizione Aquilana del Centro, l'apertura, vittime del sisma, appello dei familiari, l'Aquila, proposta di legge alla Camera, niente soldi ma lo Stato vicino. In taglio centrale la foto notizia, Sulmona ha 101 anni ma per la ASL è una bambina. Nonna Carmela invitata a presentarsi per il vaccino con i genitori. I richiami di cronaca all'Aquila.
Ponte Belvedere perde quota, l'idea dei privati, l'ipotesi del project financing per il Ponte Belvedere, appunto, perde quota. Ieri in Commissione Territorio sono state illustrate tutte le possibili, soluzioni praticabili. Ad Avezzano, Babbo scende nella mischia, io sindaco. A Sulmona parte il processo ai furbetti del cartellino. E poi ancora in taglio, basso, la cronaca, carabiniere ucciso, l'ubriaco chiede scusa. Scusa a Sulmona, appunto, le parole dell'investitore, spero che i suoi familiari possano un giorno perdonarmi. E andiamo ora sulla prima pagina del Messaggero Abruzzo. Cambiamo dunque testata, l'apertura dedicata alla cronaca. Favori al marito, a processo. Una dirigente del comune dell'Aquila è accusata di abuso d'ufficio per aver privilegiato la ditta di pompe funebri del marito in relazione ad alcuni funerali. E poi ancora questa particolare storia a Pescara. Calciatore o porchettaro finisce su striscia. Le amletiche ambizioni di un mini atleta della scuola calcio del Pescara conquistano il web del piccolo Sante, 11 anni, diventa una star. Andiamo sotto la testata con questi tre richiami. Intanto a Teramo, il segreto della longevità degli abruzzesi è nello Jd1. E poi calcio di Serie C, Di Mascio catechizza il gruppo. Ieri prima seduta appunto per il neotecnico del Teramo, c'è cioè Teo Di Mascio. E per la Serie B, Pescara stangata per la società Le Grottaglie, fuori per un turno. Nicolas Belloni intanto, ecco il nuovo bombardero in arrivo dall'Argentina, ma c'è anche la tabella per la salvezza, serviranno 13 punti. E poi di spalla questo articolo di Antonio Gasbarrini, la retrospettiva di Sciannella ai mercati di Traiano, un articolo dedicato allo scultore originario di Castelli, Sciannella, Giancarlo Sciannella, scomparso nel 2016. In taglio medio la fotonotizia con Giovanni Legnini. Legnini saluta e si dimette, lo ha fatto ieri nel corso della seduta del Consiglio regionale dopo il nuovo incarico di commissario per la ricostruzione. E poi ancora sempre in taglio medio, trasporto pubblico, i sindacati, si perde tempo, via ai progetti, lettera aperta a sindaco e assessore con richiesta di incontro. L'Aquila, Belvedere, altri 3,5 milioni per il ponte. Poi in taglio basso A24, A25, giallo sul piano della De Micheli, PEF bloccato in Europa, il concessionario Strada dei Parchi non è a conoscenza di ulteriori documenti, atteso un vertice. E ora la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, l'apertura statale. Silvi chiede 1 milione di euro. Il sindaco Scordella avvia il contenzioso per i danni causati dal passaggio dei mezzi pesanti. E poi sotto la testata, post-sisma, gli inquilini dell'Ater non pagheranno i 500 euro. A Giulianova non si smorza la discussione sul DASPO. A Colledara, incidente nella carpenteria, grave un 44enne. Andiamo a centropagina con questo incidente avvenuto ieri a Cermignano. Incendio devasta il capannone di un'azienda, fuoco e distruzione. E poi una serie di richiami intorno alla fotonotizia sul fronte sanità, sindaci uniti per ottenere l'ospedale di secondo livello. E poi sempre a Teramo l'assessore di Bonaventura denuncia i vandali teramani. In consiglio regionale Quaresimale chiarisce con i vertici e resta nella Lega. A Colonnella in Val Vibrata protesta ad oltranza per i lavoratori ATR. Poi in taglio basso, sempre in Val Vibrata, Controguerra adotta un ulivo a distanza e dagli il tuo nome. Serie C, il nuovo mister del Teramo Di Mascio carica i suoi, serve ferocia. Lasciamo i quotidiani locali, andiamo su quelli nazionali e ripartiamo dal Corriere della Sera. Ecco qui la prima pagina, l'apertura: Conte alla sfida con Renzi, lite sulle intercettazioni, poi tregua, il Premier pensa a una verifica in Parlamento. Resta alta la tensione sulla giustizia, oggi la fiducia sul milleproroghe, due parlamentari passano a Italia Viva. E poi sotto la testata leggiamo: alla Sapienza, dottorato a Liliana Segre e il bacio allo studente di destra. Scendiamo poi di spalla, leggiamo appunto
Mossa di Intesa che piace ai mercati, tiepidi i soci Ubi, l'AD di Intesa Messina dice creeremo un campione europeo premiata dalla borsa, la mossa di Intesa San Paolo che ha lanciato un'offerta su Ubi Messina. Se gli azionisti di Ubi ci diranno di sì, parteciperanno alla costruzione di un vero campione di scala europea. E poi ancora a centro pagina la foto notizia Bucci, l'attore dimenticato che ci fece scoprire Ligabue, è morto a 72 anni. L'ultima intervista, non ho soldi, vivo in una casa famiglia. E poi ancora di spalla il capitano ultimo, assessore mascherato nella regione Calabria, nominato dal neogovernatore Santelli, Sergio De Caprio, detto anche appunto capitano ultimo. Proseguiamo e siamo sulla prima pagina di Repubblica, l'apertura Operazione Salva Conte, un gruppo di senatori lascia Forza Italia, l'ex ministro Romani, saremo interlocutori dell'esecutivo, Renzi pronto a sfidare il Presidente del Consiglio, non mi rappresenta più, o cambia o farà a meno di noi. Il Premier aggiunge se Italia Viva vuole uscire affrontiamo la crisi in Parlamento. E poi di spalla l'offerta da 4,9 miliardi di euro, Intesa Ubi, così nasce la quarta superbanca europea. La foto notizia con la vicenda coronavirus, un altro turista in isolamento in Liguria. Contagio in crociera, l'italiano ha 72 anni su una nave, situazione fuori controllo. Andiamo avanti, siamo sulla prima pagina del Messaggero. Ecco l'apertura: migranti, scudo per i ministri. Decreti sicurezza per evitare altri casi Salvini. Il Premier risponderà degli atti del Viminale. Tregua sulle intercettazioni. Oggi la fiducia. Scontro Conte-Renzi. Due arrivi per i gruppi di Italia Viva. E poi ancora proseguiamo e andiamo a centro pagina con Bucci, vita maledetta di un attore di talento. Muore in povertà, l'interprete mito del Ligabue in TV. E poi ancora, troppi sacrifici, una coppia su sei non rifarebbe figli, è il risultato del sondaggio di SVG sul calo demografico, pesano insicurezza economica e pochi incentivi fiscali. Andiamo sulla prima pagina del Tempo, l'apertura, come buttare i nostri soldi, Zingaretti paga le amiche del PD, il presidente della regione offre 700.000 euro annui alla casa delle donne di Maura Cossutta, da anni lei occupava abusivamente un immobile ATAC e Virginia Raggi la voleva sbattere fuori. E poi il Tempo di Osho dedicato all'apertura con questa frase immaginaria rivolta dal ministro Franceschini al segretario Zingaretti, poi quando hai finito di fare il piacione, magari ci dai una mano pure a salvare questo governo. In taglio medio sempre i sottopassi della paura nelle viscere di Portapia, è diventato ormai quasi impossibile trovare le parole giuste per descrivere le condizioni in cui versano quelle che in teoria dovrebbero essere le uscite d'emergenza del sottovia Ignazio Guidi. Andiamo poi di spalla, governo in bilico, due ingressi in Italia Viva, avviso di sfratto a Conte, Renzi in Parlamento fa campagna acquisti. Andiamo sulla prima pagina della Stampa con l'apertura. Governo Conte sfida Renzi. Lo aspetto in Parlamento. Accordo sulla giustizia, ma Italia Viva minaccia la rottura. Il Premier è pronto a chiedere la fiducia in aula. Tregua in extremis sulle intercettazioni. E poi la foto notizia, nell'Ucraina accerchiata dai filorussi, un esercito civile resiste tra le macerie con i soldati in fila indiana nelle città fantasma. E poi ancora in taglio basso, Intesa Ubi carica la borsa, riparte il risico bancario. Messina, campioni europei, oggi CDA degli assediati. Andiamo avanti con la prima pagina del manifesto che parla di pentola a pressione. La guerra di nervi scatenata da Renzi si mimetizza con un doppio voto di fiducia, oggi sul decreto milleproroghe e tra oggi e domani sulle intercettazioni. Ma ormai il fuoco amico contro il governo è un crescendo, dalla prescrizione alle nomine alle elezioni regionali. E poi ancora,
Sotto la testata, Mosca chiude le frontiere ai cinesi, coronavirus, calano i contagi. Prima pagina del Fatto Quotidiano, Renzi, più guai penali che voti, da Consip all'Air Force si indaga per truffa, il GIP fa a pezzi le non indagini romane su papà Tiziano, Lotti, Verdini e Company, svolta nell'inchiesta sull'aereo blu costato 26 volte il suo valore. In maggioranza e all'opposizione il suo comportamento appunto in seno alla maggioranza, lui intanto fa campagna acquisti e guerriglia anti-intercettazioni. In taglio basso Confindustria e PD, 9 euro all'ora non saranno troppi, la vicenda salario minimo, mediazione in vista ma solo al ribasso, pressione nella maggioranza per ridurre la retribuzione legale minima, il fronte di imprese, Dem e sindacati smonta una delle idee di sinistra del Movimento 5 Stelle. Catalfo, puntiamo a non stravolgere la nostra proposta. Proseguiamo e siamo sulla prima pagina della Verità con l'ordinanza esplosiva. Consip, altro che complotto contro Renzi. Il GIP non hanno indagato sul gran capo. Il rottamatore parlava di intrighi e i suoi danni, ma il giudice alza il tiro e chiede di scrivere l'ex alleato Verdini. Nelle carte aspre critiche agli inquirenti, rilievi inadeguati su alcune telefonate partite da Palazzo Chigi. Ritenuto centrale il ruolo di Babbo Tiziano, che resta indagato per traffico di influenze esercitato in due mediazioni, poi sarebbe stato aiutato dalla fuga di notizie. La foto notizia centropagina: senza padre Georg, Papa Francesco è più forte ma isolato. E poi in taglio medio la fabbrica delle sardine non paga l'affitto, i gadget del movimento vengono prodotti da richiedenti asilo in un edificio di proprietà di una parrocchia bolognese, concesso in comodato d'uso, e la vendita dei pesciolini è fatta passare come erogazione liberale. Chiudiamo con l'Avvenire, che apre così con Bari Mediterraneo. Comincia oggi il G20 dei Vescovi di 20 paesi legati al Mare Nostrum. Al centro dell'incontro c'è l'urgenza della riconciliazione tra tutti i popoli. A tema il martirio dei cristiani di Libia, Siria e Iraq, le sofferenze in Terra Santa, Turchia e Bosnia. La foto notizia, cade la vela simbolo, ora un'altra scampia, i palazzi del degrado a Napoli, parte la sfida di legalità. E poi ancora la mossa di Intesa su UBI verso un colosso bancario, un'offerta da 5 miliardi per fare il quarto gruppo europeo, il sì di Borse e BCE. Possiamo lasciare le testate nazionali e andiamo sulle locali. Ripartiamo dal Consiglio regionale che si è tenuto ieri a Pescara. Vediamo l'argomento trattato appunto sulle pagine del centro. Quaresimale torna, la Lega canta vittoria, dimissioni già ritirate prima dell'arrivo domani di Salvini. La sua sedia resta vuota in consiglio mentre la maggioranza approva la legge corretta sulle case popolari. E poi in taglio basso, Sanità e Ciapi, la doppia protesta, l'assessore Fioretti abbandona l'incontro con gli ex lavoratori della formazione. Cartelli in consiglio per denunciare i mancati pagamenti, ma l'intoppo si sblocca. E poi ancora, gli operatori sociosanitari sono 300, dalla Veri ottengono l'impegno a risolvere il caso. E allora andiamo a vedere il servizio proprio relativo alle proteste di ieri in Consiglio regionale sul fronte sanità e sul fronte Ciapi. Consiglio regionale burrascoso quello di questa mattina a Pescara. La seduta infatti è stata interrotta dai lavoratori del Ciapi, la Fondazione per l'Alta Formazione e l'Addestramento Professionale, a cui il governo abruzzese ha deciso di staccare la spina. Questa maggioranza ha deciso di liquidare un ente con 52 anni di storia, il fiore all'occhiello della Regione Abruzzo, perché non dobbiamo mai dimenticarci che il Ciapi è di proprietà della Regione Abruzzo, meglio, è dello Stato italiano che ha passato funzioni e proprietà alla Regione Abruzzo, che ha fatto formazione per 40.000 abruzzesi con delle esperienze anche fuori regione, addirittura anche in America.
dell'America Latina, come se stessero chiudendo un circolo bocciofilo di un paesino dell'Alto Molise, per dire, hanno deciso di chiudere questo ente, che è una cosa veramente fuori, secondo me ci saranno delle responsabilità per chi ha alzato la mano o per chi ha consentito, però purtroppo oggi siamo in questa situazione. Argomento del Consiglio anche la questione sanità. Erano presenti infatti gli operatori sociosanitari della ASL di Chieti per chiedere maggiori tutele. Sono persone che negli anni hanno lavorato attraverso le cooperative, sono persone che secondo me hanno gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti a livello di quella che è la struttura pubblica, però questo realmente non avviene. Un problema annoso, un problema che va avanti da oltre 15 anni e un problema che deve trovare una soluzione. Sicuramente la soluzione è la procedura concorsuale, ma bisogna tutelarli. Non possiamo fare in modo che dopo tantissimi anni queste persone restino fuori. E quella di ieri è stata anche la giornata del congedo di Giovanni Legnini, possiamo vedere sul centro, e Legnini si raccomanda: sappiate fare le leggi. Il neocommissario del Sisma dà l'addio al Consiglio con un discorso intenso, Marsiglio fa una battuta: ora divento il tuo vice, e sospiri dice, orgogliosi di lui. Mi dimetto dal Consiglio regionale, continua ancora Legnini, ma non mi dimetto dalla sfera pubblica della nostra regione, domani lascerà anche gli altri incarichi come quello della Commissione Bussi. Per il governatore, chi finora lo ha preceduto non è riuscito a far capire ai governi la necessità di accogliere le richieste che arrivano dai territori, ma ora lui può raggiungere lo scopo. Andiamo avanti, pagina Abruzzo, si parla di agricoltura, Zafferano di Montagna, la sfida di Pizzoferrato, coltivazione a 1300 metri, una sinergia tra comuni, università, Parco Maiella e produttori, il sindaco Fagnilli, si può creare ricchezza legata al territorio. E poi ancora di spalla, venerdì la cena ecumenica regionale e l'Accademia della Cucina porta in tavola l'oro d'Abruzzo, appuntamento con le nove delegazioni territoriali, l'assessore Febbo. Bene far conoscere, raccontare e divulgare le nostre bellezze culinarie e culturali. In taglio basso, pagamenti e puntuale, una impresa su tre, la provincia più virtuosa è quella di Teramo, l'Aquila Maglia Nera, la regione è dodicesima in Italia. E poi ancora, autostrade abruzzesi, piano A24, A25, l'Unione Europea boccia il governo, la commissione non valida il documento finanziario, il PEF, rimanda a Roma il dossier, mai arrivati i chiarimenti richiesti. E poi ancora a Pescara, siamo alle pagine appunto della cronaca di Pescara e provincia, maestra condannata per maltrattamenti, vittima un allievo disabile, inflitti 2 anni di reclusione e di interdizione dall'attività, furono i compagni a denunciare le vessazioni in una lettera. E poi ancora l'emergenza criminalità a Rancitelli, ferro di cavallo, sospiri, conferma la demolizione. Avanti ancora con il caso dei gettoni in sedute consigliari a Pescara, commissioni e l'ira di Antonelli, ora basta con le sedute inutili. Dopo la denuncia del PD, il responsabile del Consiglio Comunale richiama all'ordine i presidenti che convocano riunioni burla e annuncia una lettera di sfida firmata anche dal segretario generale. In taglio medio, ma la giunta è ferma, non produce nulla, il PD, l'amministrazione è in vacanza perenne, il Consiglio non si può riunire perché mancano le delibere. Proseguiamo, siamo alla vicenda inquinamento a Pescara, i controlli dell'ARTA sulla qualità dell'aria, lo smog sale di nuovo alle stelle, superati i limiti a Porta Nuova, terminata la breve tregua nei giorni scorsi, i valori delle polveri ultrasottili hanno ripreso a crescere, valori alti anche a Montesilvano e Francavilla, le condizioni meteo favoriscono le concentrazioni. E poi ancora in taglio medio, Monsignor Francesco Cuccarese indagato per tentato riciclaggio, l'ex arcivescovo di Pescara Penne nella maxi inchiesta della Procura di Brescia. Avanti ancora con la cronaca, incendio nel palazzo, fuga sui balconi in via Masaccio, paura tra i condomini, nessun ferito, il rogo domato subito dai vigili del fuoco è partito da un caminetto.
E poi ancora movida violenta, servono controlli, ma Pescara è sicura. Dopo il pestaggio di un ragazzo in un parcheggio parlano gli operatori commerciali, le indagini puntano sulle telecamere. Poi i due punti di vista: da un lato il consorzio Pescara Vecchia, con le parole di Christian Summa, teniamo alta la guardia ma non al coprifuoco, serve un progetto per le golene, va creata una banchina vivibile per le famiglie. Poi il punto di vista di Confesercenti, con le parole di Gianni Taucci: evitiamo populismo e regole che danneggiano, bene potenziare la pubblica illuminazione e ticket parcheggio per finanziare la vigilanza. E poi ancora scuola di San Silvestro, rientrano 140 bambini, l'istituto riapre dopo la ristrutturazione partita nel marzo del 2018, il 26 febbraio il taglio del nastro, e andiamo a vedere il servizio realizzato dal TG6. Assessore Santilli, si parla della scuola, del plesso scolastico di San Silvestro, ci sono buone notizie per quanto concerne la riapertura? Sicuramente sì, finalmente ce l'abbiamo fatta, quindi il 26 di febbraio la scuola sarà riaperta a tutti gli effetti per tutti i ragazzi, così tutte le problematiche che hanno subito in questi 2 anni la popolazione di San Silvestro finalmente tornerà nella scuola, nella sede che abbiamo rimodernato, risistemato nel migliore dei modi. Quali sono state le problematiche dei lavori portati avanti? Le problematiche, purtroppo, con l'adeguamento sismico sono state vari problemi, abbiamo avuto anche qualche problema con le varie imprese che si sono succedute, però alla fine giornalmente con la mia presenza e con la presenza dell'ingegner Polce siamo riusciti a ottenere il risultato. Parliamo di una riapertura importante per un quartiere come quello di San Silvestro? Sicuramente sì, questa è una cosa a cui noi tenevamo in modo particolare, tant'è che abbiamo seguito passo passo questa cosa, perché tutta la zona di San Silvestro era penalizzata in quanto i ragazzini dovevano prendere gli autobus per andare a via Rubicone, quindi siamo riusciti a fare un ottimo lavoro. Sul centro pagine di Montesilvano, nuova mobilità, prove tecniche, autobus a metano sulla strada Parco, si studia il percorso, simulazioni di viaggio a bordo di un mezzo della TUA con amministratori e dirigenti, si punta a partire in autunno. E poi ancora Levante aprirà il cartellone estivo con Terra Sound, il festival dal 23 al 25 luglio. E poi ancora, sempre a Montesilvano, un problema cardiaco dietro la morte di Palumbo, l'autopsia svela la causa che ha ucciso il 38enne in attesa del secondo figlio. Oggi l'addio nella chiesa di San Raffaele Arcangelo nel giorno del compleanno. Decine di messaggi di cordoglio di amici e clienti del negozio di Pietro, del centro commerciale Pescara Nord, dove lavorava, persona eccezionale e corretta. A Francavilla la tassa sui rifiuti, debiti tari per 1 milione, rate per 120 commercianti, bar, negozi, alimentari e stabilimenti in tanti hanno aderito al piano di rientro proposto dall'amministrazione comunale, pena la sospensione dell'attività. E poi ancora, siamo in Valle Vestina, anziano sparito, si cercano oggetti con il metal detector in attesa di riscontri per dare un nome al cadavere trovato a Colle Corvino. I nipoti di Palmerino Piccerilli hanno battuto la zona con 3 associazioni. Ora le pagine di Chieti, svolta ecologica all'Ateneo per tagliare le bollette, al via un progetto con la Regione, l'obiettivo è di ridurre i 3 milioni di costi, pronta una comunità energetica per salvaguardare l'ambiente con i fondi europei. E poi ancora verso il voto, Fratelli d'Italia pronto a lanciare un candidato sindaco, siamo protagonisti. Andiamo avanti, siamo nel Bastese a Palmoli con la cronaca, tragedia all'alba, operaio muore a 33 anni dopo un malore, Nico Bolognese lavorava alla Granito Forte, il decesso all'ospedale San Pio, il sindaco Masciulli, il paese è sconvolto. E poi a Chieti, sempre la cronaca, vende l'oro della moglie per la cocaina, l'uomo si disinteressa della compagna e del figlio piccolo lasciandoli senza soldi e maltrattandoli. E poi ancora le pagine di Teramo con
Il post sisma, nessuna cauzione per gli inquilini ATER, la presidente Ceci sulle polemiche emerse nell'incontro in comune, chi ha una locazione con noi non verserà i 500 euro. E poi la stoccata al sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, le informazioni date da chi non ha competenza causano solo allarme, noi non siamo stati invitati all'incontro con gli assegnatari. Di spalla il bilancio dopo una settimana, tagli alle corse per Roma, la CGIL, pendolari esasperati, i tempi di percorrenza sono aumentati almeno di un'ora e ci sono molti cambi, ma D'Annunzio risponde agli attacchi, nessun disagio, eliminati solo gli sprechi. Poi ancora a Giulianova con il grave fatto avvenuto la scorsa settimana, il tragico investimento, la figlia, mamma parlava al cellulare, sequestrati il telefonino della donna e le scarpe indossate dalla ragazza, l'autopsia, vittima schiacciata dall'auto. E poi ancora Mosciano, militano nel Giulianova, due giocatori di basket aggrediti e presi a pugni, è successo domenica sera all'uscita da un locale, uno ha riportato la frattura alla mandibola. E chiudiamo con quest'ultima pagina prima di andare in pubblicità. A Sulmona condanna 9 anni, le reazioni, chiede scusa l'ubriaco che uccise Anzini. Matteo Manzi Colombo, vivrò tutta la vita con questo peso, spero che i suoi familiari possano un giorno perdonarmi. E poi ancora un taglio medio, dipendenti assenteisti al via il processo, furbetti del cartellino a Sulmona in 6 dal giudice per rispondere di falso e truffa ai danni dello Stato. Noi ci fermiamo qui per il momento, chiudiamo la prima parte di Mattino 6, lo facciamo con le previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi rientriamo con il Messaggero, la città, lo sport e altri servizi. Di nuovo buongiorno, riprendiamo Mattino 6 con le pagine del Messaggero Abruzzo. Il Consiglio a Pescara, il Consiglio regionale, Legnini saluta e si dimette, abbiate cura della regione. Il nuovo commissario al sisma 2016, no incompatibilità, ma non ho esitato. Da Marsiglio, augurio con avvertimento, finora ci hanno sbattuto il muso tutti. Maggioranza in fibrillazione, rinviate le nomine, Gatti potrebbe tornare in corsa per la Corte dei Conti. E poi ancora Quaresimale fa marcia indietro, resto nella Lega. In taglio basso, il segreto della longevità degli abruzzesi è la colazione contadina dello SD1. Lo studio, ancora al primo stadio, è del docente di nutrizione umana Mauro Serafini dell'Università di Teramo, potrebbe diventare un brand da applicare alle più attuali teorie nutrizioniste oppure far parte delle linee guida di molti enti. Poi ancora siamo alle pagine di Pescara, scelte coraggiose per la mobilità, lettera aperta dei sindacati dei trasporti a sindaco e assessore, chiesto un incontro su 4 priorità, basta perdere tempo. Viale Marconi a 3 corsie sarebbe solo il punto di partenza, in lista filovia, navetta, stazione aeroporto, terminal bus, Filt CGL, Will Trasporti, Fit Cisle e Faisa Cisal appoggiano la politica di Albore Mascia, servono soluzioni attese da 30 anni. E allora andiamo a vedere a tal proposito il servizio. È il momento di scelte coraggiose. Queste le parole indirizzate al sindaco di Pescara, Carlo Masci, e all'assessore ai lavori pubblici e ai trasporti, Luigi Albore Mascia. In una lettera aperta, Filt CGL, Fit Cisl, Will Trasporti e Faisa Cisal invitano l'amministrazione a realizzare interventi risolutivi su infrastrutture e viabilità per decongestionare il traffico cittadino e abbassare i livelli di inquinamento. Per la realizzazione di una vera e funzionale mobilità sostenibile, i sindacati lodano i tentativi dell'assessore Albore Mascia, che a detta delle organizzazioni avrebbe proposto interventi coraggiosi. Ma vi sarebbero quelle che i sindacati definiscono piccole lobby, ovvero associazioni e comitati, che vorrebbero rimettere tutto in discussione, anche a rischio di perdere importanti finanziamenti. I rappresentanti dei lavoratori dei trasporti chiedono quindi un incontro ufficiale e per favorire spostamenti più veloci e invogliare i cittadini a servirsi
servizi dei mezzi pubblici propongono quattro interventi. Numero 1, realizzare una mobilità rapida di massa in riferimento al filobus sulla cosiddetta strada parco, ma non solo. Numero 2, rendere viale Marconi a tre corsie, di cui una riservata ai mezzi pubblici. Numero 3, istituire servizi di bus navetta che colleghino l'aeroporto alla stazione ferroviaria. E numero 4, la messa in sicurezza del terminal bus di Pescara Centrale. Nel frattempo la qualità dell'aria nel capoluogo adriatico continua a destare preoccupazione. Secondo i dati dell'ARTA, infatti, non di rado vengono sforati i limiti di inquinamento stabiliti dalla legge, mettendo a rischio la salute dei cittadini. La situazione peggiore sarebbe quella in Viale D'Annunzio, dove la qualità dell'aria è definita scadente, soprattutto in relazione all'inquinamento dovuto alle cosiddette polveri sottili. Sempre sul Messaggero, controlli serrati dopo il pestaggio dal tavolo in questura, nuove misure per contrastare le aggressioni che avvengono soprattutto nel weekend. Migliore il 22enne di Silvi, preso a calci e pugni al parcheggio della Golena Nord. Polizia al lavoro per identificare il branco, il prefetto incontrerà il sindaco per una risposta ad eventi sociali allarmanti. Avanti ancora, la campanella suona a San Silvestro, ultimati i lavori, riapre mercoledì il plesso in cima al colle, fine dei disagi per 180 alunni della primaria e dell'infanzia. Masci e Santilli, siamo al traguardo, dopo tante difficoltà l'edificio è più spazioso e sicuro, la preside prepara la festa, 14 aule, palestra e refettorio, l'assessore Seccia, investiti 800.000 euro. Comune e Regione uniti per salvare il Ravasco, le parole di Sospiri, un tavolo per evitare la chiusura a causa del calo di iscrizioni. E poi ancora oggi l'addio a Palumbo, l'ottico morto a 38 anni, funerali alle 10 nella chiesa di San Raffaele Arcangelo, sui social il dolore di amici, parenti e colleghi. La pagina, o meglio le pagine dell'Aquila, favori al marito per i funerali, dirigente comunale a processo. La Del Romano è accusata di abuso d'ufficio per aver agevolato le pratiche dell'agenzia La Pace. Dalle carte emergono le divergenze nell'ente, c'è chi aveva chiesto subito il suo spostamento. L'avvocato Fabio Alessandrini aggiunge nella fase del dibattimento dimostreremo la totale estraneità. E poi ancora, sempre all'Aquila, Belvedere, altri 3,5 milioni per il ponte, l'annuncio del vice sindaco Daniele nel secondo incontro organizzato per confrontarsi con la cittadinanza sui progetti. Per il momento c'è contrarietà al maxi piano da 30 milioni che prevede una riorganizzazione complessiva dell'intera area. E poi ancora, siamo in Marsica, da Vezzano, i sindaci, pedaggi, guerra non chiusa. Il giorno successivo il summit con Paola De Micheli, alcuni primi cittadini hanno rilanciato il problema per l'autostrada più cara d'Italia, occorre adesso fare il punto a Roma, ma la ministra ha già pronto il piano. Pagine di Chieti, contatore, lettura sbagliata ma Aca minaccia il distacco. I dati sul consumo smentiscono la bolletta, ma secondo l'azienda la fattura è corretta. Il caso finisce a un'associazione consumatori, il titolare: perché pagare ciò che ho già saldato? E poi ancora, l'odissea appunto vissuta da un ente che... da un utente che rischia di restare senza acqua. Di spalla tenta il ricatto per i graffi di un cane, va a giudizio, protagonista un pugliese, ora la vittima gli chiede risarcimento danni. Siamo ora a Lanciano, sempre la cronaca, ladri in fuga, devastano la ciclovia, i malviventi pugliesi avevano rubato un escavatore e un camion, inseguiti dalla polizia riescono a dileguarsi, l'area furtiva abbandonata a fossa Cesi è riconsegnata, ora anche la scientifica indaga per identificare la gang. Il presidente della provincia Pupillo è sconcertato, vandalismo da banditi. E siamo alle pagine di Teramo, Simona oggi torna a casa, doveva ricordare la sorella, il feretro lascia con tutta la famiglia, l'obitorio per la Valsusa sarà tumulata assieme a Maura, saranno ascoltati dal magistrato anche i colleghi di banca del marito indagato e da cui si stava separando. Il primo allenatore Andrea Pellissiera abbandonò l'agonismo ma i record sono ancora suoi. E poi ancora, fronte sanità, ospedale, domani riapre il bar e aumenti in busta paga, 4.000 euro a 700 medici, veterinari e dirigenti sui carichi pesanti.
E poi ancora siamo a Giulianova, città tra movida violenta e vandalismi. I carabinieri indagano sulla grave aggressione a due giocatori del Giulianova Basket proprio all'uscita da un locale notturno. Brutto episodio anche al Palacastrum tra porte sfondate e bagni rotti, e ieri sono state rese note le zone del Daspo. E poi ancora in taglio basso, sempre a Giulianova, Costantini riammesso nel comitato dei sindaci. Ci devo difendere l'ospedale, appare un imprenditore per la colonia. A Tortoreto, teppisti in azione nella casetta degli anziani, vetri infranti, all'interno c'era solo qualche sedia e carte da gioco. Lasciamo il Messaggero Abruzzo, andiamo sulla città, pagina 3, in Abruzzo torna la cena ecumenica AIC, il vero protagonista nelle cene di venerdì delle nove delegazioni regionali sarà lo zafferano. La cena ecumenica si propone di valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni italiane. Le parole di Giovanni Maria Damario, il coordinatore territoriale dell'Accademia Italiana della Cucina. Lo zafferano sarà presentato, raccontato, cucinato e degustato contemporaneamente dalle delegazioni. Avanti ancora, siamo alla politica. Quaresimale chiarisce, rientra nella Lega. Il capogruppo Deluso ci ripensa dopo un incontro con i vertici regionali del suo partito. Ci sono state delle incomprensioni che però abbiamo chiarito con il commissario Luigi Deramo. Deramo a sua volta aggiunge: il nostro partito è aperto al confronto e agli stimoli di Quaresimale, ripartiamo insieme. E poi ancora in basso, rinviata la designazione del componente per Corte dei Conti e IZS, modificata anche la legge regionale che aggiunge ulteriori requisiti per l'assegnazione degli alloggi popolari. Avanti ancora, gli inquilini Ater non verseranno i 500 euro all'indomani delle polemiche. L'azienda chiarisce che la cauzione era richiesta solo per gli immobili, non dell'ente. Il motivo, la somma cauzionale è stata richiesta per tutelare un patrimonio pubblico a garanzia dei danni, dice il presidente dell'Ater Maria Ceci. Andiamo avanti, Di Teodoro punge sui 18 progetti fermi, il consigliere di Italia Viva critica il patologico immobilismo dell'amministrazione comunale. E poi la stoccata, siamo di fronte a un'azione amministrativa priva di coraggio o peggio ancora priva di visione. Sindaci uniti sull'ospedale di secondo livello, e questo l'obiettivo principale fissato durante la riunione del comitato ristretto convocato da D'Alberto. Andiamo avanti, siamo a pagina 11 con le notizie che arrivano dalla provincia di Teramo, in particolare da Cermignano. Capannone agricolo devastato da un incendio, le fiamme distruggono 25 rotoballe, 150 quintali di legna, attrezzi agricoli e il trattore di un'azienda. I vigili del fuoco hanno impiegato più di 4 ore per domare le fiamme che si sono sviluppate durante la notte. Andiamo avanti, fronte dei trasporti, viaggiare in autobus, ritorno al Medioevo, la CGIL picchia duro sul riordino delle corse della TUA, isolamento, servizi inaccessibili, utenti esasperati. I sindacati hanno annunciato che si sta lavorando per organizzare a breve una mobilitazione pubblica sul tema. Pagina 14, in Val Vibrata, protesta ad oltranza all'ATR di Colonnella, sciopero permanente con picchetto notturno fino all'incontro convocato in regione per domani. Lo sciopero ha preso il via lunedì mattina a causa del mancato pagamento degli stipendi arretrati da parte dell'azienda. Proseguiamo, non si spegne lo scontro sul Daspo urbano, il cittadino governante risponde al sindaco Costantini, chiaramente siamo a Giulianova, si rischia una deriva autoritaria. Poi ancora aggiunge Pietro Tribuiani, che è stato candidato sindaco, sconfitto al ballottaggio per un pugno di voti da Costantini, invita tutti a smorzare i toni chiedendo di riportare la discussione in seno al Consiglio Comunale. Avanti ancora, siamo a Silvi, Scordella chiede 1 milione per i danni alla statale, il sindaco di Silvi sceglie la via del contenzioso con ASPI, ma per parti pilo sarebbe meglio l'indennizzo.
È a Roseto degli Abruzzi, Ciancaione interviene sul dopo di noi. Ben venga il 118, ma non dimentichiamo la destinazione originaria di Casarosa. L'alternativa, nella stessa zona, potrebbe essere utilizzata una palazzina che dista solo 50 metri. Andiamo avanti, apriamo la parentesi finale legata allo sport sulla città, pagina dedicata al neo allenatore del Teramo, c'è Teo Di Mascio che carica i suoi, serve ferocia, discorso del neo allenatore alla squadra, manca qualcosa davanti, obiettivi, nulla di statistico. 12 gare in due mesi, da qui alla fine del campionato una serie di gare ravvicinate con due infrasettimanali, parte il rush finale, il Teramo proverà ad essere più giovane tornando anche al modulo con il trequartista. Allora ascoltiamo le parole di Cetteo Di Mascio che da responsabile del settore giovanile del Teramo viene promosso allenatore della prima squadra per questo scorcio finale di campionato. Trovate un gruppo di ragazzi molto disponibile, molto acculturati al lavoro, dalla mia parte c'è sicuramente, ci sono tanti anni di lavoro, anche se con giovani, ma giovani diciannovenni e quindi ormai in età matura. E probabilmente anche grazie alla qualità delle persone che compongono, dei ragazzi che compongono questo spogliatoio, quella che tu chiami emozione sicuramente non c'è stata. Ma questa proprietà già dal primo giorno che mi ha contattato chiaramente mi ha messo nella migliore condizione, dimostrando una fiducia inusuale. Loro avevano questa volontà e io li ho assecondati con una remora importantissima, che è soltanto quella di essere amico del Bruno Tedino, perché da 20 anni abbiamo insieme frequentato sia il corso UEFA A sia il corso UEFA Pro per allenare in A, ci conosciamo, ci siamo rispettati anche sentiti prima del Teramo, l'ho chiamato ieri mattina e questa è la remora più grande che in questo momento io ho. Io direi che neanche nell'ultima gara che c'è stata, che è persa in casa contro il Monopoli, non credo che abbiamo preso gol per mancata organizzazione di squadra, per mancata organizzazione difensiva, abbiamo costruito un buon numero di palle gol e forse in questo momento manca quella sana disperazione che distinguono le squadre vincenti da quelle meno vincenti. Andiamo sulle prime pagine delle testate nazionali sportive prima di tornare su Centro e Messaggero. Allora, Corriere dello Sport che apre così, complesso di Coppa, Sarri, Ronaldo, Pat. Per la Champions, la Juve e CR7 condannati a vincere tra 7 giorni la sfida con il Lione, i bianconeri capofila del calcio italiano che porta 3 squadre nel torneo più prestigioso e 2 in Europa League. Poi questa sera entra in scena l'Atalanta per gli ottavi di finale, l'Atalanta per la storia contro il Valencia, San Siro prima volta negli ottavi, Gasperini, faremo una grande partita. E poi in taglio basso, ieri i primi 2 ottavi di finale, Saul, gol lampo, Simeone fa festa e Gela Klopp, vittoria 1-0 dell'Atletico Madrid sul Liverpool, poi Super Haaland che doppietta, Neymar e il Paris Saint Germain battuti 2-1. E poi l'impresa nel biathlon di Dorothea Wierer, Dorothea Boom, Wierer divina, trionfo da leggenda anche nell'individuale, secondo oro mondiale. Di spalla, tornando al calcio, veleni Roma, la rabbia di Fonseca alla vigilia del Ghent, e poi domani in Bulgaria, Inter Conte ricomincia da Eriksen, il danese in campo dall'inizio contro il Ludogorets, Marotta continua l'assalto a Kumbulla per evitare aste con club inglesi e tedeschi. E poi la Gazzetta dello Sport che apre con svolta sarrista, dentro Chiellini niente trequartista, Dybala con CR7, ecco la Juve rivoluzionata che affronterà la fase decisiva della stagione. E poi la foto notizia sempre d'oro, incredibile rimonta della Wierer, secondo trionfo al mondiale di biathlon di Anterselva, compagnoni di Centa, Pellegrini e Belmondo, Dorothea benvenuta nel club delle super donne. E poi di spalla
Conte rimonta scudetto in 4 mosse da Eriksen ad Handanovic. Ecco come può crescere l'Inter che domani debutta in Europa League. E poi sul fronte Milan, Rebic, uomo chiave, ora vale 40 milioni. Milan, devi blindarlo. Sotto la testata Bergamo a San Siro, Atalanta per la storia col Valencia, a Milano in arrivo 40.000 tifosi. Lala Haaland è un fenomeno, incanta l'Europa con una doppietta. Paris Saint-Germain KO a Dortmund, è tornato l'Atletico, Liverpool battuto. Tutto Sport che apre con Dorodea, proprio in riferimento all'impresa nel biathlon di Dorothea Wierer. E poi ancora in taglio medio, Juve Jesus, il City in apprensione per il futuro dei suoi campioni. Gabriel Jesus è da sempre un pallino di Sarri. E poi Vamos Papu, ottavi di Champions, Atalanta-Valencia a San Siro alle ore 21, appuntamento con la storia, oltre 40.000 tifosi in arrivo da Bergamo per spingere la Dea. Gomez e Ilicic, uomini chiave. In taglio basso, crisi Toro, Longo smonta Mazzarri. Andiamo ora sui quotidiani locali e ripartiamo dal centro con le pagine di Sport, in particolare quella dedicata alla Serie B, con fari puntati su Valery Bojinov, corsa sudore, doppiette, Bojinov punta il Crotone, il nuovo attaccante del Pescara scalpita per giocare domenica contro i calabresi, ai quali ha già segnato 4 gol in 2 partite con le maglie di Juventus e Ternana. L'ultima gara del bulgaro risale al 13 dicembre, ma in queste settimane si è allenato coi turchi dell'Antalyaspor. Nello scorso weekend ha lavorato da solo al Poggio. Intanto notizie dal giudice sportivo: Le Grottagli è squalificato, multa e diffida per il patron Sebastiani. Queste le conseguenze del dopo Pescara Cittadella. Dunque in panchina domenica a Crotone ci sarà il vice di Le Grottaglie, Battisti. In taglio basso, la primavera al torneo di Viareggio, i baby di Iervese nel girone con Roma, Livorno e Metasriga. Si parte il 16 di marzo. E poi ancora Serie C, Di Mascio. Voglio un Teramo feroce, primo allenamento del nuovo allenatore biancorosso che porta nel suo staff Stella Dalla Berretti e Gianni ex L'Aquila. Il tecnico torna a guidare una squadra professionistica dopo 16 anni dalla parentesi a Pescara. Si andrà avanti con il 4-3-1-2 dell'ex Tedino, ma con pedine diverse. E poi ancora andiamo a vedere l'ultima pagina di Sport del centro: doping, assolto in tribunale il ciclo amatore squalificato. Il giudice di Chieti accoglie le istanze del 43enne ex professionista di Lanciano, trovato positivo al nandrolone nel 2018 a Tollo, inibito per 4 anni. E poi ancora di spalla, festa del basket, Panthers e amica in campo sabato, raccolta fondi per Comen Italia. Lasciamo il centro e andiamo sul Messaggero Abruzzo con la 2 pagine di Sport. Pescara, e questa la tabella salvezza. Per non rischiare più nulla da adesso alla fine serviranno almeno 13 punti. Il giudice squalifica mister Le Grottaglie per una giornata, maxi multa alla società. Nel 2003 con la B a 20 squadre bastarono 46 punti, si parte dai 32 attuali. E poi ecco Belloni, il bombardero dall'Argentina, il classe 2001 Nicolas Belloni, arrivato dal River Plate, un giocatore che va a rinforzare la squadra primavera. E poi ancora atletica in taglio basso, mezza maratona, D'Onofrio tricolore, il podista di Scontrone si è laureato campione d'Italia a Verona. E poi ancora andiamo sulla pagina della Serie D e della Serie C. Teramo, Di Mascio catechizza il gruppo, il nuovo allenatore ha riunito la squadra nello spogliatoio, quasi sicuramente a Rieti con lo stesso modulo di Tedino. Maurizio Gianni, ex L'Aquila, nel nuovo staff curerà la parte della difesa. In terra laziale, senza Di Matteo, Arrigoni infortunato e Santoro squalificato. E appunto poi la parliamo in questo caso di promozione prima ancora che di Serie D. Bomber Maisto, L'Aquila può fare il record di punti, finora 28 gol, ma non siamo ancora già promossi. Campionato di eccellenza, Di Pasquale, Lanciano, puoi fare molto di più.
L'allenatore è di risultati senza continuità, anticipo sabato contro la Torrese impegnata in Coppa, ma il campionato sembra ormai già nelle mani del Castelnuovo. E poi ecco per la Serie D, Pineto Style, ripuliti gli spogliatoi a Jesi. Noi terminiamo qui questo appuntamento con la rassegna stampa di TV6, finisce qui Mattino 6 che tornerà chiaramente domani alle ore 8. Io vi ricordo gli appuntamenti informativi con la nostra emittente nelle tre edizioni principali del TG6, alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Ringrazio in regia Loris Bennato e ringrazio voi per la cortese attenzione. Buona giornata.